control. Ciao a tutti ragazzi, siamo su Dirt 4 e su PlayStation 4, chiaramente gioco appena acquistato. Vorrei fare una cosa con questo gioco ragazzi, vorrei cominciare subito alla grande, vedere innanzitutto le prime impressioni, le modalità di gioco e quello che abbiamo a disposizione, ma vorrei soprattutto cominciare sin da subito il campionato di rally. Ok, allora, contratto di licenza con l'utilizzatore finale, confermiamo. E andremo a vedere anche tutte le vetture che abbiamo a disposizione, andremo a vedere anche le varie località rally che abbiamo a disposizione, che qualcosa ho già letto in realtà e quindi qualcosina già la so. Comunque usiamo il cursore per rendere appena visibile l'immagine più scura. Ok, quindi dobbiamo calare, però troppo calata la luminosità non è che mi piaccia tanto, io la tengo così ragazzi. Ok, applichiamo le impostazioni. Ok, ci fa andare avanti. Ok, applichiamo le impostazioni. Dirt è un'esperienza di guida da brivido. L'auto serpeggia tra le curve. Come in una sinfonia, segui il ritmo e danzi con il pericolo, al limite del controllo. Bellissimo. L'adrenalina scorre nelle vene e il mondo circostante svanisce, finché non restate solo tu, l'auto e la competizione. Vinci la paura. Spettacolo ragazzi. Avremo a disposizione ragazzi anche gare di buggy, avremo a disposizione anche gare di rally cross, quindi con in competizione con le altre vetture in tempo reale. Abbiamo la possibilità di giocare online, quindi multigiocatore, e abbiamo ragazzi anche la possibilità di creare Ciao, i nostri tracciati. Questo è Dirt 4. Sono qui per aiutarti a iniziare la tua scalata all'Olimpo dei motori. Perché non mi parli un po' di te? Ok, giocatore. Diamo subito il nome al nostro giocatore. Vediamo. Mettiamo Alfonso, che è il mio nome, ragazzi. Ok, come cognome mettiamo Diflu. Allora, vediamo. Vi dicevo, ragazzi, ho letto età non specificata, Italia, aspetto pilota, anche l'aspetto del nostro pilota, ragazzi, vediamo. Sinceramente non lo so. Vediamo se abbiamo. No, facciamo una cosa ragazzi, aspetto pilota, gli mettiamo un bel caschetto in testa, così anonimo. Classifiche, multipiattaforma, solo PlayStation 4. Allora, io direi di fare multipiattaforma e confermiamo i dettagli. Allora, vi dicevo ragazzi, avremo la possibilità di creare accesso con l'account esistente, vediamo. No, ok, questo lo farò in un secondo momento, ragazzi. Iniziamo dalle basi. Che tipo di esperienza preferisci quando sei al volante di un'auto? Beh, io sinceramente, ragazzi, in questo caso vorrei utilizzare simulazione. È vero che voglio divertirmi, però voglio anche che sia molto difficile, insomma, quindi simulazione. Dicevo, ragazzi, appena mi fa parlare questo, che avremo la possibilità di creare i nostri tracciati e condividerli con i nostri amici
e addirittura spero sia possibile, non so, vi faccio un esempio, magari creo un nuovo tracciato, lo condivido magari con voi per chi ha voglia di accettare, non so, la sfida, poi magari voi vi allenate su questo circuito che ho creato e poi magari quando lo vado a rigiocare mi compare il ghost, il vostro fantasma in gara. Sarebbe veramente uno spettacolo se fosse così. Comunque, siamo pronti ragazzi e partiamo dall'Australia. Ci sta facendo fare una tappa, un evento, non ci fa cominciare subito il campionato, quindi adesso noi vediamo le prime impressioni. Australia, lo scenario perfetto per imparare a guidare un'auto da rally. Perfetto. Qui non avrai la pressione della gara, ma sono presenti dei talent scout. Se ti farai valere, potresti ricevere una proposta da una scuderia professionista. Buona fortuna. Perfetto, diamoci da fare ragazzi. Vediamo cosa siamo in grado di fare. Guardate il fondale come ben dettagliato. Bellissimo. Ok. Questa è una Ford Fiesta R2 preparata da M Sport. È un'auto a trazione anteriore con cambio sequenziale e nonostante la cilindrata ridotta, la potenza non le manca. È l'auto perfetta per iniziare. Perfetto. E farò un conto alla rovescia come alla partenza di un vero rally. Quando dirò via, accelera a tutta velocità. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, via! Si parte ragazzi. Ok, prendiamo confidenza con la decelerazione dell'auto. Rilascia l'acceleratore per perdere velocità. A quel punto torna ad aprire il gas. Siamo vicini a una curva. Questa volta frena per ridurre la velocità e sterza dolcemente verso la curva. Continua così anche nelle prossime curve. Cerca di prendere il ritmo. Ok, ok. Va bene. Direi che... Le indicazioni ti forniranno dei riferimenti sul tracciato davanti a te. Useremo il sistema 6-1. Il 6 indica una curva ampia e veloce. No! L'1 una curva lenta e stretta. Cazzo ragazzi, mi è partita così. Ok. Guardate come si sporca da subito la vettura, bellissimo. Destra 6 e sinistra 5 sul crinale. Ok, cominciamo con le indicazioni. Tantino, 80. Sinistra 5. Cazzo ragazzi, simulazione è veramente tosta. Ok. Sinistra 3 sul crinale, non tagliare. Cerchiamo di impegnarci. Abballamento. Crinale. Grande. I termini chiave che potreste sentire sono angolo retto, tornante e curva stretta. Queste curve potrebbero richiedere l'uso del freno a mano. Prova al prossimo incrocio. Abballamento destra 5. Crinale, tornante, sinistra Dossi. 60. Ok, freno a mano con cerchio. Ottimo, spero sia tutto chiaro. Ti fornirò indicazioni stradali per il resto della tappa per farti capire come funziona una gara di rally. Bellissima questa cosa di una sorta di corso iniziale del gioco. Questa è una cosa molto bella. Destra 5. Abballamento. Dosso, ponte, 100 in abballamento e crinale, possibile salto, 80, al traguardo. Salto ragazzi. Ok, portala dal commissario. Grande. Bene. Ok, la nostra prima tappa, diciamo, ce la siamo fatta, ragazzi. Bellissima questa cosa. Allora, modifica stile di guida. Ok, cosa vuol dire? No. Ottima prestazione. Spero sia stato divertente. In base alle tue prestazioni, ti consiglio il livello di difficoltà pilota. Ma la scelta finale, aspettate. Ok. Allora ragazzi, in base alle prestazioni, allora io vorrei fare, è la mia prima esperienza come pilota, avversari competenti, rivali illimitati, guida assistita completa, no. Allora, ho esperienza come pilota e direi di sì. Avversari impegnativi, va bene. 10 rivali per evento, va bene. Guida assistita parziale, no, io la guida assistita ragazzi non la voglio. Avversari agguerriti, 5 rivali per evento, guida assistita limitata. Allora ragazzi, personalizza, facciamo professionista e facciamo personalizza. Allora, professionista, difficoltà impegnativo, ripartenze direi una sola,
Riparazioni automatiche, direi no. ABS le mettiamo un pochettino. Frenata senza acceleratore, no. Tergicristalli automatici, ok. Telecamere esterne, sì. Controllo e partenza automatica, no. Controllo stabilità, no. E controllo aderenza, no. Trasmissione automatica, va bene. Bypass frizione, no. Frenata dopo traguardo, questa non ho capito. Mettiamo no, facciamo applica impostazioni e per il momento spero di aver fatto, ragazzi, la scelta giusta. Adesso ci mettiamo subito all'arembaggio, ragazzi. Ok. Ok, qui secondo me ci sta facendo una spolverata di tutte quelle che sono innanzitutto una sorta di scuola e poi una sorta di rispolverata o comunque di presentazione delle varie modalità che ci sono disponibili in questo gioco. Allora, ad esempio qua siamo in Dirt Academy, quindi probabilmente ci spiegherà come funzionano le derapate o roba del genere. Ascoltiamo che cosa ha da dirci il nostro amico. Dirt Academy. Qui puoi esercitarti e apprendere le tecniche di base. Iniziamo con un giro di ricognizione per familiarizzare con l'auto. Questa vettura è più potente di quella che hai guidato in Australia ed è a trazione integrale, quindi risulta più stabile in curva. Ok. Quindi? Bene, partiamo. Premi l'acceleratore per partire. Dove andiamo? Cosa dobbiamo fare qua, ragazzi? Divertirci per fatti nostri? O fare una sorta di percorso? Ragazzi, io non ho capito qual è il messaggio di questa cosa. Comunque, noi adesso cerchiamo di seguire una sorta di percorso. Vediamo se risponde l'auto. Se questo stile di guida non ti si addice, puoi modificarlo dal menu delle opzioni. Direi che va bene, ciccio. Ok. Bellissimo, ragazzi, una giocabilità veramente fenomenale, bellissima. Ah ah, controsterzata, ragazzi. Divertiamoci. Facciamo un 360 attorno a sto palo. Bellissimo, ragazzi, veramente una figata guidare sta macchina. Dici di andare avanti. Abbiamo diverse lezioni da proporti, se vuoi. Apri il portale della Dirt Academy per iniziare. E come lo apro sto portale, ragazzo? Opzioni. Lezioni. Prosegui. Ok, il portale come si apre, ragazzi, qui? Ok, facciamo così, lezioni, tecnica di guida di base, tecnica di guida avanzate, tipi di trasmissione. No, ragazzi, allora facciamo una cosa, l'Academy abbiamo visto un attimino cos'è, potremmo anche... Completando l'introduzione alla Dirt Academy hai ottenuto la tua prima licenza, con cui potrai disputare gli eventi rally regionali del Michigan, Grazie. Punto di partenza della tua carriera. Perfetto, sono contento così. Sono già a posto io con l'Academy. Facciamoci del rally, del puro Saro Rally, ragazzi. Ok. Allora, questo è il menu iniziale di Dirt 4. Da qui puoi selezionare eventi per iniziare a gareggiare. Ok. Seleziona veicoli per accedere al garage e acquistare nuove auto per la tua collezione. La mia squadra sarà disponibile quando avrai acquistato un'auto e consente di creare e gestire la tua squadra corse. Di tanto in tanto riceverai messaggi nella tua casella di posta. Infine, seleziona opzioni ed extra per trovare contenuti aggiuntivi o modificare le preferenze di gioco. Ok, grazie Ciccio. La mia squadra. Andiamo subito a vederla. Nessun veicolo. Acquistiamo il veicolo. Allora, andiamo dal concessionario e vediamo che cosa abbiamo a disposizione. Wow, bellissimo. Guardate le macchine, ragazzi, bellissime.
Sì, ma io non ce l'ho mica tutti questi soldi, ragazzi. Come facciamo ad acquistare una macchina noi qui? Mi sa che non è che abbiamo tanta possibilità per acquistarla. Allora, proviamo con quelle più scarse, diciamo. Tipo, io vorrei la Ford Fiesta R2. Denaro insufficiente. Non hai abbastanza denaro per acquistare la Ford R2. Completa eventi della carriera o multigiocatore per incrementare le tue finanze. Ok, va bene. Però potremmo guardare una cosa, ragazzi. Guardiamo le vetture che ci sono a disposizione. Bellissime, perfette. Ok, vediamo se ci sono anche vecchie macchine magari. Allora, qui abbiamo a disposizione la Ford Focus, la Peugeot 208, la DS3, la Volkswagen Polo, la Ford Fiesta Rallycross, la Seat Ibiza RX e la Mini Cooper. Ok, mentre qui abbiamo a disposizione la Ford Fiesta Supercar, perfetto. Qui, anche qui, nell'R5 abbiamo, mentre la Ford Fiesta R5, la Peugeot 208, T16, Turbo 16, la Mitsubishi Space, la Hyundai R5, ok. Qui abbiamo la Subaru WRX ST, bellissima, e la Mitsubishi Lancer Evolution X. Poi, nell'R2, al momento queste sono le vetture, ragazzi. Adesso poi vedremo di sbloccarne altre. Ho visto che ce ne sono parecchie comunque. Questo è il portale da cui puoi scendere in pista. Ok. Inizia una carriera per iniziare la tua scalata al successo. In alternativa, puoi sfidare amici e altri piloti in competizione o multigiocatori. In gioco libero, puoi personalizzare i campionati e persino creare tappe originali. Bellissimo. La Dirt Academy consente di allenarsi e acquisire nuove conoscenze, mentre in asso del volante puoi metterti alla prova con una serie di sfide tecniche. Ok, va bene, noi adesso proviamo una competizione. Poi dal prossimo video, ragazzi, vorrei subito cominciare il campionato per aumentare anche le finanze, cercare di acquistare altra vettura. Poi vedremo come andrà avanti il gioco. Ok, abbiamo a disposizione, facciamo il primo. Vediamo se abbiamo la possibilità di farlo. Oh, che veicolo! Audi 4, ragazzi. Ok. E niente. Veicolo. Abbiamo la possibilità di cambiarlo. Abbiamo l'Audi 4. Abbiamo la Peugeot 205. La Lancia Delta S4, ve la ricordate? Ok, io penso di usare la Delta S4, ragazzi. Ok. Come facciamo per farci l'evento, ragazzi? Allora, facciamo una cosa. Proviamoci, eh. Devo ancora capire un po' come funziona. Come facciamo a selezionare questo evento, ragazzi? Forse non possiamo partecipare, ragazzi. Ok, proviamo. Ah, dobbiamo cominciare con queste cacate di macchine, ragazzi. Ok, vediamo se ci permette. Ok, veicolo, vediamo se ci permette di cambiarlo. No, dobbiamo fare con questo cesso. Avviamo la partita e facciamoci, ragazzi, questo match. Dobbiamo fare un po' di match per un po' di gare per riuscire a guadagnare qualche soldino, per crearci il nostro team e tutto quanto per cominciare il vero e proprio campionato di rally. Comunque va benissimo così. Bisogna fare un po' la carriera passo passo, piano piano. Ok, cominciamo proprio su difficile. Una macchina vecchissima, lentissima, che forse però con le sue belle gomme sottili sulla neve andiamo bene. Siamo sulla neve, ragazzi. Siamo in Svezia. Ok, siamo pronti, ragazzi. Siamo pronti, ragazzi. Ok. Avviamo la tappa subito, così. Siamo pronti. Ho segnato tutto durante la ricognizione. Puoi fare una buona tappa. Ok.
5, 4, 3, 2, 1, via! E sinistra 5, sudosso, in destra 6, in avvallamento. Che grafica, ragazzi, bellissimo. Ok. Sinistra 3 in avvallamento e crinale. Destra 3 in avvallamento e crinale. Sinistra 2, lunga, sudossi. Attenzione, sinistra 2, ragazzi. Sinistra 4, sudosso. Sentite che ruggia che fa. E destra 4, lunga, in avvallamenti. Sinistra 5, sudosso. Ok. Sinistra 4, in destra 2, lunga, sudossi e crinale. Sinistra 3, in avvallamento e crinale. Oppala, guardate lo sportello come si è bello aperto. Destra 4, crinale. Sinistra 3, lunga, sudossi. Crinale col salto, 60 sudossi, 60. Destra 4 sul crinale. Sinistra 2, apre in avvallamento, crinale e avvallamento. Destra 4 sul crinale. Sinistra 3 in avvallamento, tieni la sinistra sul crinale, salto. E destra 4 in avvallamento. E sinistra 4. Sinistra 6, crinale, 80, avvallamento. Destra 6, sinistra 6. Attenzione, ragazzi. Sinistra 5, in destra 4, e angolo retto, destra, lunga. Cacchio, e cacchio. Angolo retto, destra, lunga, sinistra 6. Sinistra 6, sudossi. Destra 5, lunga, fronti esterni, 80. Sudossi. Attenzione, attenzione, dobbiamo stare attentissimi con questi sinistra muretti 6. Di neve, ragazzi, perché questa è neve dura e quindi danneggiamo seriamente la nostra vettura, oltre al fatto che rischiamo di accapotarci. Crinale, possibile salto. E destra 6, sinistra 5, destra 5, destra 6, sinistra 6, avvallamento 80, crinale, destra 6, sinistra 4, destra 2, lunga, sudossi e crinale. Sinistra 3, in avvallamento e crinale. Destra 3, in avvallamento. Destra 6. 80, sudossi. Oh, attenzione, sinistra, ragazzi, lunga. Guardate che cacchio è successo qui. Ok. Tieni la sinistra sul crinale. Destra 6, sudossi, 60. Sinistra 5. Destra 5, tieni la sinistra sul crinale. Sinistra 6 in avvallamento. E crinale, possibile salto. 80, destra 4. E tornante aperto, sinistra. E destra 5. In sinistra 6, lunga, 60. Destra 6. E sinistra 5, sudosso. È lunghissima destra questa 6, tappa, ragazzi. Guardate sinistra 6, dosso, alla crinale, vostra sinistra. La freccetta dove siamo noi e il tracciato 60, quanto è lungo. Sei, dosso, crinale, bellissimi 5, quando ci sono i tracciati così lunghi. E sinistra 6, sudosso, 60, destra 6, sudosso. E sinistra 5, lunga, sudossi. Crinale, dosso, destra 6, 60, destra 6, sudosso. E sinistra 5, lunga, sudossi. Crinale, dosso, attenzione. Destra 6, 60, destra 6. Oh, sto perdendo la vettura, ok. Avvallamento 80, crinale. Destra 6. Attenzione e tieni la sinistra sui crinali. Destra 5, lunga, avvallamento. Sinistra 5. Destra 4, crinale. Sinistra 3, lunga, sudossi. In crinale con salto. Oh, cazzo. Sudossi. Ce la siamo cavata, ragazzi. Sinistra 4. E tornante destra. E sinistra 5, 60. Destra 5, 60. Comunque va sinistra questa 6. Macchina, ragazzi. Sembra una crinale catapecchia 80, di macchina, ma spinge. Destra 6. Sinistra 6. Poi si guida bene. Attenzione, rallenta, crinale col salto. Destra 4, lunga, sudossi. Crinale, sinistra 4, 60. Destra 5, sudosso. Sinistra 4, lunga, in avvallamenti. E sinistra 3 sudosso, destra 4 sudosso. No, oh, cacchio! Possibile salto su due ruote. E destra 6, sinistra 5,
destra 5. Attenzione, tieni la sinistra sul crinale, salto, sinistra 4. No, cacchio ragazzi, brutta storia. Crinale 60. Realissimo l'accappottamento, ragazzi, bello. Sinistra 4, in destra 2, lunga, sudossi e crinale. Sinistra 3, in abballamento e crinale. Destra 3, in abballamento. Destra 6. Sinistra 6. Abballamento 80, crinale. Destra 6. Destra 6. Angolo retto, sinistra, lunga. E sinistra 4. Un po' in ritardo, però alla fine non siamo andati fuori. Sinistra 6 in abballamento, in destra 5 su dosso. Comunque sembra che rispetto al capitolo precedente, destra 5 abballamento, sinistra 5. Rispetto al dirt precedente, sembra che i danni della vettura siano meno visibili. Adesso non so se è una questione di difficoltà, una questione di impostazione, di danni completi o parziali, però dopo un accappottamento, una cappotta del genere, la pensavo un po' più distrutta, insomma. Poi adesso vedremo nel corso del gioco, ragazzi. Nel frattempo ci stiamo prendendo già la mano, ragazzi. Sto cominciando ad avere più familiarità con la vettura e anche col tracciato. Quindi aumenteremo a breve il nostro ritmo di gioco. Destra 4, 150. Attenzione, rallenta, crinale con salto. In destra 4. Crinale con salto, in destra 4. Attenzione. Sinistra 4, 80. Destra 4 sul crinale. Oh cacchio, al pelo. Sinistra 2. Sbandamento. Crinale e abballamento. Destra 4 sul crinale. Numero ragazzi, numero. Sinistra 5. In destra 4 e angolo retto, destra lunga. Sinistra 6. Questa volta l'abbiamo fatto meglio. Crinale, 60. Stai al centro su salto alto. 80. Salto alto, spalanchiamo a gas a manetta, ragazzi. Sinistra 4, destra 2, lunga, sudossi e crinale. Sinistra 3, in abballamento. Destra crinale. 2, ha detto se non sbaglio. Non l'ho preso destra molto in parola. Sinistra 3, in abballamento. Tieni la sinistra sul crinale, salto. E destra 4, in abballamento. Bisogna ascoltare sempre benissimo quello che dice. Sinistra 4 su dosso, destra 3 su dosso e destra 4 lunga in abballamenti. Sinistra 5 su dosso, destra 6 e sinistra 5 su dosso. Ok. E destra 6 in abballamento. Sinistra 5, destra 5, tieni la sinistra sul crinale. Sinistra 6 in abballamento. Cazzo. E crinale, possibile salto. 60. Possibile salto. Sinistra sul crinale, salto. Sinistra 4, in destra 5, in abballamento. Ragazzi, sinistra siamo... Sinistra 4 sul crinale. Attenzione, sinistra 4 sul crinale. Destra 3 in abballamento, diventa 2. Crinale, rocce esterne. Sinistra 4 oh, cazzo. Sul crinale. 100. Stiamo facendo andare questa macchina a manetta, ragazzi. Sinistra 2, apre in abballamento. Crinale e abballamento. Destra 4 sul crinale. Frena mano, numero... Sinistra 6 in abballamento. Su due ruote. Destra 5 su dosso. E sinistra 6. Crinale, possibile salto. E destra 6, sinistra 5. Destra 5. No, destra ragazzi, 5, no. Abballamento. Sinistra 5, lunga, crinale. Al pelo. Sto facendo una fatica a mantenerla in strada questa macchina, ragazzi. Sinistra 4, in destra 2, lunga, su dossi e crinale. Sinistra 3 in abballamento e crinale. Destra 2, frena mano, ok. Destra 3 in abballamento. Sinistra 3 in abballamento e crinale. Destra 3 in abballamento e crinale. Sinistra 2, lunga, sudossi. Destra 4. Destra 6. Sinistra 6. Abballamento 80, crinale. Destra 6. Destra 4, crinale. Sinistra 3, lunga, sudossi. Al traguardo. Attenzione! Rallenta per il commissario.
Bene ragazzi, tappa completata. Ottima tappa, complimenti. Direi che come primo approccio in questo gioco ci siamo fatti rispettare. Abbiamo fatto il nostro, la nostra porca figura, ragazzi, e proseguiremo nei prossimi giorni. Continueremo questa modalità di gioco per acquisire abbastanza crediti da poter partecipare a una sorta di vero e proprio campionato con la nostra squadra. E grazie a tutti per il vostro ascolto, ragazzi. Mi raccomando, spolliciate a manetta, condividete e alla prossima. Ciao a tutti! Complimenti, hai terminato la visione. Da questo momento hai 10 secondi per fare la tua scelta.